Ciao a tutti youtuberini e youtuberine, siamo qui con un video diciamo nuovo, ovvio. Intendo dire che con questo video inizio una nuova rubrica. Allora, questa rubrica parlerà di recensioni dei prodotti vari che uso sulla mia pelle, che testo io personalmente. E oggi vi parlerò di due prodottini che uso io per la mia skincare, diciamo, sì, della Garnier. Parto subito con questa crema qui, della Garnier, appunto, che è una crema idratante, prodigiosa, nutriente. È adatta per le pelli secche e sensibili, appunto io ho una pelle secca e sensibile, molto sensibile perché soffro di acne cistica. Chi non sa cos'è l'acne cistica, praticamente invece di venirti fuori il brufolino e venire la puntina bianca e sparire, oppure tutti i brufolini attaccati come la maggior parte delle persone hanno, adolescenti, insomma, io praticamente delle cisti e diciamo la mia pelle non riesce a buttare fuori questo pus, che alla fine è pus. La mia pelle non riesce a far maturare il brufolino e quindi si forma dentro, sotto la mia pelle, una ciste che parte sempre più piccolo, dipende, insomma, quanto infiammata è la mia pelle e resta sotto pelle, insomma. Quindi è difficile, molto difficile da curare con una cremina, con varie pomate, come le persone che insomma hanno i brufolini piccolini. E io dovrei curarla da dentro il mio corpo e non da fuori. Comunque. Se anche voi avete dei problemi di acne cistica o acne in generale, oppure l'avete combattuta, scrivetemelo nei commenti così mi potete dare una mano. Io questo problema ce l'ho da 6-7 anni e non riesco ad andare fuori da questo mio problema acneico. Se non riuscite a parlare, vado alle ciance. Continuiamo a parlare di questa crema. Questa crema mi piace davvero molto. Dentro ha olio di camelia e linfa vegetale ed è senza parabeni. Questa crema si presenta così. Vabbè, questa è la scatolina. E dentro è così, con questo rosino pallido. E ha un'odorazione che è magnifica davvero. Mi piace da morire. E mi piace anche in sé la crema. Si asciuga rapidamente in pochi istanti, non grassa la pelle. Quindi la rende molto morbida, la nutre e boh, mi piace davvero tanto. E se non sbaglio l'ho pagata 2,50 euro o anche meno, forse 2,30 euro. So che c'erano vari prodotti della Garnier in offerta e ho perso lo scontrino. Quindi, insomma, anche se costasse 3 euro, ve la straconsiglio. Io mi sono trovata veramente bene, anzi mi ci trovo veramente bene. Poi come secondo prodotto della Garnier che voglio recensirvi è questo qui. È un'acqua micellare ed è l'acqua micellare Fresh. Questa acqua micellare strucca, purifica e opacizza. È senza profumo e senza parabeni. È un maxi formato da 400 ml. Ah, e la cremina qui è un prodotto
Contiene un 50 ml di prodotto. Ce la posso fare, scusate. Mentre questo, dicevo che è un 400 ml, è un maxi formato. Diciamo che è il secondo, acqua micellare che provo. Di solito usavo il latte detergente. Diciamo che confronto all'acqua micellare che ho preso la prima volta, nonché l'acqua micellare dei fiori di magnolia che ho preso dentro al supermercato a neanche 2 euro, questo lo promuovo al 10, confronto all'altro. L'altro, essendo il primo acqua micellare che usavo, dicevo wow, bello, mi lasciava la pelle morbida, liscia, però non, cioè, confrontando con questa non dico che era la migliore. Quindi questa qui la mettete su un dischetto di cottone e diciamo che vi pulisce proprio davvero bene la vostra pelle, il vostro viso, dal fondotinta, dal mascara, dall'aligner. Io personalmente mi ci trovo davvero bene. Lascia sì la pelle liscia, ma non la lascia secca. Diciamo, la idrata, la nutre, diciamo che si abbina molto bene con questa crema. Sono fatta per stare insieme, diciamo. E con questi due prodottini qui che vi ho recensito, ve li straconsiglio. E entrambi li avevo pagati 2 euro, 2,30 euro, 2,50 euro, non mi ricordo veramente di preciso il prezzo. L'ho preso appunto a un supermercato dove c'erano delle piccole offerte e li ho presi. Ho detto vabbè, dai, della Garnier mi servono, voglio provare, soprattutto per il problema che ho io alla pelle, vedere se sì, come mi trovo, e ho detto va bene, dai, li provo, li ho provati e quindi pollice in su per tutti e due, un 10, dai, un 9-10. E niente, io spero che questa mia rubrica vi possa piacere, vi possa interessare. Intanto, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su. Scrivetemi nei commenti appunto se voi usate, avete mai usato questi prodotti, cosa ne pensate voi. E niente, vi mando un grandissimo bacione e ricordati, se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti e clicca sulla campanella, così sarai sempre aggiornato ai miei video. E niente, io vi rimando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima recensione. O al prossimo video, chi lo sa. Ciao!